lasciare spazio alla vostra presenza, soprattutto quella delle scuole. E per questo, magari con Ernesto, adesso io passerei proprio la parola all'amico Vincenzo Varagona per iniziare a parlare di questo protagonismo dei ragazzi, di come tante scuole seguono il giornale. Inizierei proprio con il primo giornalistico Valerio Volpini, poi vedremo la collaborazione con il carcere e poi l'alternanza scuola-lavoro. Quindi invito l'amico Vincenzo a salire. Grazie. Il vero applauso lo vorrei fare a questi ragazzi, perché dopo 2 ore stanno ancora in silenzio e non ne possono più, l'impressione, anche se i temi che sono emersi questa mattina sono veramente di grande interesse. Io, Eminenza, le porto il saluto di Vania De Luca, presidente nazionale dei giornalisti cattolici, che saluta anche Ernesto naturalmente. Il tavolo, noi eravamo pochi giorni fa ad Assisi per il corso di aggiornamento e formazione dei giornalisti cattolici a livello nazionale, nel quale abbiamo scelto, proprio pensando ai ragazzi, di scegliere per ogni regione italiana 2 ragazzi che venissero ad avvicinarsi al mondo dell'informazione. Ecco, io mi porto a casa, Eminenza, il suo sguardo limpido, dove sguardo limpido non è un riferimento soltanto sulla notizia, lo sguardo limpido, alla retorica della buona notizia, ma è un riferimento a tutto quello che c'è dietro, e cioè la responsabilità, l'andare alla fonte senza condizionamenti, la competenza professionale e anche la necessaria formazione per poi, lo dico ai ragazzi che nelle scuole fanno giornalismo con i loro piccoli strumenti di informazione. Luxi, ecco, questo è uno degli elementi, ha lavorato insieme alla Fish delle Marche, insieme al Nuovo Amico, e ha creato questo, il Nuovo Amico, il premio Volpini. Voi ragazzi non sapete naturalmente chi è Valerio Volpini, ma è stato uno storico direttore fanese dell'Osservatore Romano. Noi qui ricordiamo anche Giovanni Volpini, il figlio che è morto prematuramente lo scorso anno e che riceveva negli ultimi tempi il premio per consegnarlo poi ai vincitori. Un ricordo credo che ci sia anche per restituire la memoria a queste figure che sono importanti del nostro territorio. Avrei tanti stimoli da questa mattinata, dalla consapevolezza di Francesco Ogniebene dopo lo sguardo olimpico di Sua Eminenza, perché io sono un grande smanettatore, tutti lo conoscono, soprattutto sui social, ma quello che è importante è riuscire a essere consapevolezza dei nostri limiti. Penso ai ragazzi che lo usano con grande disinvoltura, diceva Francesco, alla disinvoltura e alla competenza, che è superiore sicuramente a quella di noi adulti, va aggiunta la consapevolezza, sapere che cosa si fa con questi strumenti. Chiudo perché, per non essere pesante, siccome si parlava di buone notizie, io Roberto vorrei fare così, vorrei chiamare Manuel, non so se vuole essere accompagnato dalla mamma Romina, perché Manuel è una delle buone notizie di questa mattina. Non so se Sua Eminenza conosce Manuel. Fategli un applauso. Vieni Manuel, vieni qua vicino. Ragazzi, lo conoscete Manuel? No, non lo conoscete. Allora, Manuel è un grande artista e poi scoprirete perché. Vieni Manuel. Romina, avviciniamoci. Manuel, oltre ad essere un grande artista, e scopriremo perché, è un grande sportivo. È campione italiano di bocce, singolo, medaglia d'oro a livello nazionale nella sua federazione, che è la federazione che raggruppa gli atleti che sono nelle sue condizioni, ma il dato reale è assolutamente straordinario, è che da 2 anni gareggia sempre nelle bocce con Normodotati, e lui ha collezionato, Eminenza, negli ultimi 2 anni 150 podi giocando a bocce con i Normodotati. Gli vogliamo fare un bel applauso? Dica, Eminenza. Sono contento, Manuel, di poterti incontrare, perché ti conoscevo solo per chiara fama. non avrei immaginato di vederti qui. Grazie. Alla crescita e al successo di Manuel contribuisce la famiglia, in primis Romina. E allora
Manuel è un grande artista, significa che ha, vive del suo mestiere, che è quello di realizzare con il tornio delle matite in legno, eccole ragazzi, adesso ve li facciamo vedere, che sono di una bellezza e di un valore straordinario. Pensate che una oreficeria di Bologna le ha richieste per esporle in vetrina, e questo è un piccolo forse successo quotidiano di Manuel che noi vogliamo condividere con lui. E allora, per come premio, come dono a Sua Eminenza il Cardinale Bassetti, a Don Adriano Bianchi e a Francesco Ogibene, Manuel offre una di questi esemplari, ok? Allora facciamo così, Manuel, ci avviciniamo. Questa per chi è? Per il Cardinale Bassetti. Vieni, Manuel, ti accompagno. Ecco, questo è, lo ringraziamo e lo accompagniamo con affetto nella sua attività, sia artistico-professionale, sia sportiva. È una broccia a Roberto per la sua nuova missione, chiamiamola così, professione, missione, incarico. Grazie. Allora adesso passiamo a un altro momento importante. Diceva prima Sua Eminenza Monsignor Bassetti di entrare un po' anche nel dettaglio di questo progetto del giornalismo in carcere. Sono 5 anni che lo facciamo, anche in questo caso è nato questa idea dall'amicizia, dalla collaborazione con altre testate delle Marche, sempre appunto Voce Misena, devo ringraziare nuovamente. Sono 5 anni che entriamo ogni settimana in carcere per realizzare un inserto insieme ai detenuti, e l'abbiamo chiamato Pena Libera Tutti, anzi è stato chiamato così proprio per scelta di chi vive appunto all'interno della casa circondariale di Pesaro. È un'esperienza molto particolare che noi soprattutto, ecco, l'idea di fondo è quella di cercare di parlare di carcere e di fare quindi un giornale per fare uscire la voce direttamente dei detenuti e non raccontare il carcere come spesso avviene, come fanno i grandi media, solo quando ci sono dei fatti negativi e delle ricadute che poi, non so, ad esempio il classico caso del suicidio o gesti di autolesionismo che raccontano la detenzione in maniera parziale, creando appunto, come si diceva prima, questo, solo la cattiva notizia. Ecco, il carcere invece è un luogo anche di rieducazione, di recupero dall'errore, e questo è la cosa che ci dà maggiore soddisfazione, è anche il contatto con le scuole. Infatti la presenza così cospicua delle scuole questa mattina nasce proprio dal fatto che molti di questi ragazzi sono già entrati in carcere per conoscere i detenuti della casa circondariale attraverso appunto un percorso proprio di grande cura che gli insegnanti anche qui presenti portano avanti in questi anni. E quindi inviterei qui al microfono lì, forse la postazione la più indicata, quella mobile, diciamo così, e la classe con quella, diciamo, che era stata concordata, insomma, far venire qui la professoressa Francesca Cecchini con i suoi ragazzi e anche gli altri appunto che avevano concordato, e Alberto Guarino, e così appunto ci racconteranno loro direttamente questa esperienza. Il progetto Pena Libera Tutti, iniziato lo scorso anno e tuttora in corso, ci ha fatto incontrare e collaborare con la redazione del mensile della Casa Circondariale di Pesaro. Abbiamo incontrato una realtà presente sul nostro territorio e fisicamente vicina alla scuola, poiché dista solo pochi chilometri. Eppure, una vera periferia del mondo,
dal momento che la vera distanza è il muro, ben fortificato, dei pregiudizi e dei luoghi comuni. Entrare in carcere è stata per noi l'occasione per incontrare delle persone che sicuramente nel passato hanno sbagliato, ma che, come dice Papa Francesco, non sono mai il loro errore, sono qualcosa di più grande. Oggi, a distanza di un anno dall'inizio del percorso, possiamo dire che questa esperienza ci ha aiutato a crescere in umanità, perché abbiamo scoperto qualcosa che non si legge direttamente sui libri di scuola, ma si può imparare incontrando e rispettando gli altri. Possiamo ancora ricordare le aspettative precedenti al nostro primo incontro con il carcere. La maggior parte di noi credeva di incontrare persone quasi costrette ad essere lì presenti, chiuse in se stesse o non interessate a noi ragazzi. Invece, l'approccio del tutto inaspettato che i detenuti hanno avuto con noi, il fatto che si siano dimostrati partecipi e attivi nei nostri confronti, coinvolgendoci in modo naturale anche durante le argomentazioni più delicate, è stato determinante. Il giornale stampato è stato per noi strumento importante, attraverso il quale abbiamo potuto dialogare a tu per tu e mettere in discussione i nostri pregiudizi. Gli scritti che arrivavano a scuola e gli articoli realizzati dalla redazione del carcere sono stati per noi occasione per conoscere queste persone, ma anche per farci capire l'importanza di uno strumento di informazione in un luogo di detenzione. Con il tempo abbiamo preso coscienza che i detenuti sono uomini con pensieri, speranze e con il forte desiderio di riscattare la propria vita, là dove si era interrotta. Con questa esperienza abbiamo capito che il riscatto non è solo l'obiettivo di un detenuto, ma è qualcosa che riguarda anche noi e voi, poiché tutti quanti vogliamo migliorarci o superare qualcosa del nostro passato che ancora ci fa soffrire. Parlando da adolescenti, quante volte ci è successo di fare una sciocchezza e poi di desiderare di volerla cancellare subito dopo? Questo desiderio di riscatto non ci è arrivato solo tramite le lettere che ci siamo scambiati nel corso dell'anno scolastico. Lo abbiamo recepito fin dal primo incontro, quando abbiamo letto direttamente nei loro occhi la loro grande voglia di ricominciare e di lasciarsi alle spalle il loro passato. Con queste lettere e questi incontri abbiamo avuto la possibilità di andare in profondità e di condividere le nostre esperienze e passioni. Abbiamo scoperto di avere interessi in comune e ci siamo resi conto che, come noi studenti abbiamo sogni e progetti per un futuro dopo la scuola, i detenuti allo stesso modo attendono l'uscita dal carcere per dare una svolta alle loro vite e realizzare i propri sogni. La prima volta che abbiamo incontrato i ragazzi della redazione in carcere, siamo stati accolti con un modo molto vicino alla nostra realtà, soprattutto noi giovani, attraverso la musica. Uno dei detenuti, Mustafa, proprio per il nostro incontro ha scritto una canzone ricca di messaggi contro il pregiudizio. Per questo motivo abbiamo scritto Ali di carta, che è diventata la colonna sonora di questo percorso. Il titolo della canzone significa che ognuno di noi ha delle certezze, che a volte possono venire meno, ma ognuno con la forza e con la voglia di riscatto può riprendere a volare. Questa nostra esperienza ha lasciato un segno in ognuno di noi, che si può sintetizzare nel ritornello della nostra canzone. E se fossi un gabbiano, potrei volare su ali di carta oltre la tempesta per raggiungere il sole. Buongiorno a tutti. Io sono l'ex detenuto che ha avuto l'opportunità di lavorare nella redazione di Pena Libera Tutti. E Pena Libera Tutti per me è stato una conferma e nello stesso momento la possibilità di continuare quel percorso reinserente che avevo iniziato già precedentemente. Conoscendo Roberto poi ho avuto anche modo di cambiare modo di scrivere, perché anche se precedentemente il mio era una scrittura didattica, con Roberto ho acquisito uno stile e questo stile mi ha offerto la possibilità anche di esprimermi in maniera succinta, veloce e dare un'emozione all'emozione, un concetto veloce che mi ha fatto riflettere, mi ha fatto continuare a scrivere. E quando mi ha comunicato che il nuovo amico cambiava grafica, buttai giù due parole che secondo me racchiudono anche il significato del percorso all'interno del carcere,
quello che è successo dentro di me e come sia importante la redazione da un punto di vista anche di crescita. Il nuovo amico cambia pelle pur continuando a coniugare laicità e clericalismo. Il nuovo amico è un giornale capace di un dialogo moderno, di una cronaca degli eventi chiara e senza demagogia o populismi. Si esprime con la chiarezza degli evangelizzatori che cercano di consolidare il concetto di comunità. Egli è libero, è una finestra aperta al dialogo ed è voce indispensabile per ottenere, qui cito Roberto, la riconciliazione con se stessi, con Dio, con i fratelli e con il creato. Nel suo percorso editoriale ha ospitato anche inserti nati e sviluppati all'interno del carcere di Fossombrone, il mondo a quadretti e quello di Pesaro, Pena Libera Tutto, offrendo agli ultimi la possibilità di pensare, emozionare e trascrivere sensazioni, facendo ben comprendere che il messaggio di Cristo, state attenti agli ultimi, tutto ciò che farai a ciascuno di questi miei fratelli l'avrai fatto a me l'ha fatto Pena Libera Tutti. Grazie. Io voglio ringraziare tutti, soprattutto Roberto, per questa bella opportunità, però vorrei ringraziare in modo particolare questi ragazzi, la loro creatività spontanea e qualcuno ebbe a dire che la bellezza salverà il mondo, vederli lavorare creativamente, incontrarsi, creare un brano musicale. Ecco, questi ragazzi sicuramente sono stati capaci di bellezza e sono sicura che sapranno anche ricostruire un ordine anche nuovo delle cose. E penso che per la scuola questa possa essere una grande opportunità e anche la capacità di lasciare proprio un segno. Se noi siamo insegnanti, attraverso queste opportunità penso che nel loro vissuto rimarrà anche un segno. Grazie. Questa è proprio una bella esperienza. Allora, mentre i ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro si preparano, poi dopo chiudiamo, passiamo la parola al nostro Don Raffaele e poi ci sarà questo momento musicale. Siamo nei tempi perché abbiamo iniziato con questo quarto d'ora accademico, quindi ci arriviamo bene. E si stanno preparando i ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro. E anche questo è un altro progetto particolare che nasce appunto sempre da questa prossimità. Ecco, poi siamo appunto nell'anno dei giovani, anche la nostra arcidiocesi a Pesaro ha dedicato questa attenzione particolare a loro e io stesso appunto ho tre figli, ancora sono più che giovani, sono piccolini, però veramente è questa prossimità che cerchiamo, proprio ne andiamo alla ricerca per comunicare appunto la bellezza che esiste intorno a noi. E questo progetto di alternanza scuola-lavoro, poi arriverà appunto la professoressa Nigro che sta per arrivare appunto, porteranno avanti questi ragazzi, porteranno avanti sia una ricerca sulla storia del nostro giornale e in particolare sulle storie tra virgolette belle e di speranza che sono state raccontate in questo secolo di vita del nostro settimanale, e poi stanno realizzando una mostra che sarà una mostra itinerante e qui vedete appunto esposti alcuni pannelli perché oggi appunto le inauguriamo data la circostanza, anche se poi verrà allestita molto probabilmente nel mese di gennaio del 2018 e sarà una mostra itinerante che partirà da Pesaro, poi verrà allestita anche a Fano e a Urbino in collaborazione con l'Università Carlo Bo e anche in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Lascio la parola alla professoressa Giovanna Nigro che spiega meglio questo progetto di alternanza. Buongiorno a tutti, è un semplice progetto che è nato all'interno del Consiglio della Terza C Linguistico e ha così un po' l'ambizione di portare, proprio far sfogliare il giornale, appunto il Nuovo Amico, ai ragazzi in aula. Ecco, il titolo è La memoria del nuovo amico appunto in aula e ha proprio questa ambizione di far scoprire ai ragazzi i racconti, le storie di salvezza, cioè di fuga, liberazione, legate in qualche misura appunto alla salvezza e che vanno riscoperte a ritroso nei decenni, a partire appunto dal 1903 quando il nuovo amico, come è stato detto, si intitolava L'Idea
e quindi dovranno mettere le mani sui giornali. E a tal proposito, nell'ambito proprio di questo progetto abbiamo attivato, grazie a Roberto Mazzoli, un'alternanza scuola-lavoro tra il nuovo amico e il Mamiani, e proprio perché appunto i ragazzi, tre ragazzi, questi tre ragazzi che voi vedete, Gabriel, Elena e Tommaso, loro andranno anche in archivio e metteranno di più, ecco, sfoglieranno i giornali e potranno così recuperare queste storie. Ora, questo è un lavoro chiaramente un po' ambizioso, perché sfogliare tanti giornali non è da poco. E dunque abbiamo pensato 2 anni di lavoro, ma alla fine verrà fuori, ecco, un prodotto, un opuscolo, che tra l'altro al quinto anno sarà tradotto in francese, perché questi ragazzi sono... ragazzi sì che affronteranno gli esami di Stato, ma non solo in italiano, ma anche in francese. Loro andranno incontro appunto a questo esame chiamato ESABAC, e quindi al di là dei loro lavori personali, piccoli, ecco, personali in francese, loro appunto porteranno come prodotto di classe anche questa raccolta di storie di salvezza, di personaggi pesaresi e dintorni. Quindi abbiamo questa piccola pretesa. Io ringrazio Roberto perché ci sta dando questa possibilità appunto di scoprire storie che forse neanche la città di Pesaro ricorda più. Grazie. Do la parola a Ernesto, perché adesso è il momento della festa per il nostro direttore emerito, don Raffaele Mazzoli. Benissimo. Allora, don Raffaele è stato più volte elogiato oggi, ma cosa strana, è stato elogiato più volte anche nel corso degli anni mentre faceva il giornale, ed elogiato anche da persone di non poco conto. Allora prendo 2 piccoli stralci di un articolo che gli dedicò Valerio Volpini, intellettuale fanese, figura importante del mondo della cultura, che è stato anche direttore dell'Osservatore Romano. Ebbene, quando ritornò a Fano, un po' in pensione, praticava la nostra redazione del giornale diocesano, e quindi avevamo una redazione arricchita anche da un ex direttore dell'Osservatore Romano. Allora Valerio Volpini, parlando delle origini di Don Mazzoli, descriveva la sua provenienza, che non è romagnola, non è del tutto del Montefeltro, insomma viene da varie parti, e questo diceva, descrive la persona. Il bello è che Don Raffaele è riuscito a mettere insieme tutti i diversi caratteri delle sue radici, forte e duro come un montefeltrano, di parola scorrevole come un romagnolo, però mai cacciaron, criticone ed arguto come un pesarese del centro storico, però senza puzza sotto il naso, quelli che a Fano chiamano i sopracciò. Forse proprio per questo, per queste varietà di culture, Mazzoli Raffaele, classe 1923, è riuscito un ottimo don. Perché i preti sono in una strana condizione, scriveva Volpini, supplenti della carità, per cui bisogna non solo cantar messe e zappar l'orto, ma fare altre 1000 cose, le più importanti proprie del ministero, come badare all'accoglienza degli altri e perfino fare un giornale, che è la peggiore disgrazia che può capitare ad una persona ben nata, perché un settimanale cattolico con un bel mucchietto di diocesi dentro vuol dire perdere la pace, mettere a rischio la carità, prendere un paio di esaurimenti nervosi all'anno e andare incontro a molte altre cose spiacevoli, scriveva Volpini. Invece a Don Raffaele non è capitato questo, anche se ha fatto e sta facendo tutto. Pensare che doveva soltanto essere una supplenza per lui, ma le sue straordinarie virtù sono tante che non si sa dove cominciare. Prendiamo la più evidente, e cioè quella di dare ascolto ai consigli dei collaboratori, che sono tanti e soprattutto di così fervida inventiva che se lui li ascoltasse tutti il giornale non uscirebbe mai. Il nuovo amico sarebbe indietro nella numerazione di anni. Lui è bravissimo, infatti, ad ascoltare tutti e a continuare a fare a modo suo. Per questo, anche per questo, lo scriveva Volpini, io sto solo leggendo, per questo, anche per questo, è un bel direttore, sempre all'altezza, e se per caso vi ascolta piegando le labbra, con un sorrisetto che vi sembra carico di ironia, non fateci caso, non è di ironia che si tratta, ma di comprensione. Io per la verità non ci credo molto. Il gran mistero è che tutti continuiamo a volergli bene ed a riconoscere quel che fa così bene come altri non saprebbe. Queste sono le parole con cui tanti anni fa Valerio Volpini, praticando la redazione, descriveva il direttore. Noi oggi, per dargli un saluto ufficiale in questo,
abbiamo chiesto a Vittorio Cassiani, altra penna e altro giornalista del settimanale diocesano e come dire vivace intervistatore, di porgli qualche domanda per poterci far conoscere meglio. Forse volete venire, ci spostiamo qui, facciamo qui, per conoscere meglio Don Raffaele. Con questo poi chiudiamo con la consegna anche di un doveroso premio. Vittorio. Sì, va bene, faccio solo queste cose qua, sì. Bene, noi ringraziamo il coordinatore generale, onorevole Preziosi, uomo di fondo, più coordinatore, meno generale, per questa continuità. Entriamo subito nel clima ardente del gran finale, nella prospettiva naturalmente del concerto. Tutte le volte che questa mattina è stato pronunciato il nome di Don Raffaele, scaturito l'applauso caldo, entusiastico, frenetico, vibrante, prolungato, che avrebbe potuto trasformarsi anche in ovazione, ma mi sembrava troppo. Dialogare con Don Raffaele è sempre un vero piacere. Io del resto lo considero un albero grande, dalle radici profonde, dal tronco solido e dai rami e dalle foglie sempre verdi. L'amico, erede dell'idea, nell'immediato dopoguerra è un foglio A4 e per giunta piegato in due. Il giornale ha bisogno di allargare gli orizzonti, di stringere nuove amicizie. Ecco allora il nuovo amico da lei voluto, voluto appunto da Don Raffaele. Come l'ha pensato? Ecco, devo fare un preludio, ecco. Tutte le cose che io volevo dire le hanno dette tutte loro. Nessuna esclusa. Quindi io dovrei stare zitto. E poi Roberto mi ha fatto, è vero, un onore per mettermi in fondo, per concludere. Dico, ma è un onore oppure un castigo? Io penso che sia un onore, anche se per me è un piccolo castigo. Ecco. Fammi la prima domanda e vediamo un po'. Sì, ad un certo punto il giornale da diocesano diventa interdiocesano, quasi provinciale. Questa felice intuizione come è nata in lei? Ecco, due cose. È nata dall'idea, il giornale dal 3 al 23, al 22. È nato dall'idea. L'idea ha dato al piccolo amico, ha dato l'idea di passare il giornale da foglio liturgico a giornale con Don Salvatore Scarnini ed è uscito fuori il, come si chiama, il supplemento. Il supplemento, 10 anni, però ha avuto la fortuna di essere molto diffuso, perché ogni mese usciva al posto del piccolo amico il supplemento in una chiesa che prendevano 100 amici, arrivavano 100 supplementi, quindi abbiamo avuto 10 anni di diffusione, perché questo supplemento, il nuovo amico più grande,
8 pagine, era traghettato da questo piccolo foglio. Diceva lui, dice, è stato chiamato amico in opposizione ai compagni del 1946. E c'era un colloquio quasi continuo tra Don Scolognini e i compagni, con molta polemica. Hai detto la seconda domanda, qual era? Sì, volevamo sapere qual è la parola chiave che definisce la linea del giornale. Lei è sempre breve, rapido, conciso, incisivo, ma soprattutto coagulante. Quindi è nato dall'idea, però, per portare idee, e non soltanto cronaca, per portare idee. Possiamo dire che l'idea cattolica è maestra in questo caso, che noi dovremmo anche oggi imitare quello che è stato fatto dal 1903 al 1922-23, quando è stato soppresso, come voi sapete. Ecco, il nuovo amico nei vari momenti ha risposto sempre ad una sfida. Lei vuole andare subito alla conclusione? No, no. Adesso devo dire questo. Qual è stato la parola chiave? Il territorio. Vero? Giornale di chiesa e giornale del territorio. Più precisamente, il giornale della comunità, chiesa, popolo di Dio, vero? E gente. Comunità e gente fanno un tutt'uno che non si può separare, è un'unità antropologica, giornale e gente, territorio e gente. Quindi è stata quella una sfida che direi la FISH ha portato avanti, e in nome della FISH abbiamo fatto questo giornale e siamo passati 15 anni come giornale. Quindi popolo e gente, comunità e gente. E qui doveva venire Don Gilberto, che mi ha aiutato a fare questa operazione, e in tutte le sue qua, diremo così, passaggi. Sì, concludiamo. Ecco, mi tolgo una curiosità. Mi viene un dubbio, ma questo amico è sostantivo o è aggettivo? Si è parlato molto. Quella volta amico era un sostantivo. Oggi amico è un aggettivo, perché il nuovo è un bellissimo titolo. Però è una novità amica. Però devo dire questo, che siamo andati avanti con delle sfide. Prima è stata la sfida del territorio. E adesso quale sfida c'è? Non è che il territorio sia stato messo da parte, ma c'è un'altra sfida, c'è una sfida culturale. Dal momento in cui la cultura è entrata, direi, totalmente nel territorio. L'altro giorno io parlavo con un uomo della quinta elementare su un tema molto che riguardava la speranza e anche il dopo. Sapete come mi ha risposto? Dice, io non lo so. E se non lo so, non lo posso manco commentare. E se non lo posso commentare, non mi interessa. Questo è uno della gente. E pensate, vero, che pensano così il 60% delle persone che sono dentro il nostro territorio. Quindi oggi la sfida non è tanto il giornale. La sfida è come è fatto il giornale.
Oggi non è la sfida, è vero, anche da un punto di vista ecclesiale, ma è la sfida della pastorale. Per cui bisogna guardare non solo dentro, ma bisogna guardare fuori, non al soggetto che fa, ma al soggetto che riceve. Dal momento in cui la cultura, che prima era in alto, è calata dentro la società e dentro la gente. L'agnosticismo è un fatto popolare, l'ateismo è un fatto popolare, il materialismo pratico è un fatto popolare. Ed è entrato questa mentalità per alcuni aspetti anche dentro le chiese. Allora, la sfida è una sfida culturale. La cultura che stava lassù è venuta qua giù, è entrata nelle case, è entrata dappertutto. Allora, adesso ho due pensieri soltanto. L'uno pensiero è questo. Bisogna ritornare, è vero, a quell'intuizione di Giovanni Paolo II quando parlava di semina verbi. Tocca andare a vedere in questo popolo che è distante e che non va più in chiesa, non è più praticante. Bisogna andare a vedere quali sono i semina verbi che ci sono dentro quel territorio, dentro quella gente. Perché se tu predichi e non vai e non entri in quei passaggi, non passa niente. Non passa niente. E difatti noi abbiamo un'esperienza all'interno della Chiesa che dobbiamo sempre curare e che i nostri vescovi curano molto. Si danno da fare tutti, anche i sacerdoti. Ma bisogna, è vero, andare a trovare quei semina verbi e studiare, è vero, quello che è la gente. E quando il Papa dice di andare nelle periferie, ma che cosa vuol dire? Mica vuol dire andare nella chiesa periferica, vuol dire andare alla gente periferica e che è fuori. E allora ritorna. Io penso che in questo momento il mio vescovo sorrida un pochettino. Bisogna ritornare, guarda caso, all'inculturazione della fede, a quel progetto che è fallito miseramente. L'inculturazione della fede cosa significa? Significa che tu devi parlare il loro linguaggio. Ma non si tratta di lingua semplicemente, ma si tratta di costume, si tratta di sensibilità, si tratta di capacità, di dialogo, si tratta di tutto. Per cui se tu non entri dentro, è vero, e non sai che tuo fratello, in parte è tuo fratello anche in questo, perché i problemi sono gli stessi, bisogna che cambi prima colui che fa la pastorale, colui che fa il giornale, per poter cambiare gli altri. E devi metterti il loro vestito. E non devono loro mettere il tuo vestito, che è sbagliato da un punto di vista di predicazione. Quindi bisogna ritornare all'inculturazione della fede. E invece che cosa è successo? Si è speso tanti soldi e tanto tempo a fare l'acculturazione. Dobbiamo impegnarci a rendere cultura la gente e portavamo la nostra cultura. Invece no, non è questo il problema. Il problema è quell'altro. L'altra cosa che devo dire, qual è? Sfuggita. Molti pensieri caracollano, tenzonano, ondeggiano nella sua mente.
Adesso trova le parole a Conce per concludere. Ma possiamo anche concludere così, terminare qui. Possiamo anche terminare qui, ritengo. Lei ci pensi? Sì. Sa cosa vuol dire per un anziano? Sì. Una cosa normale. Magnifico. Ce l'hai lì davanti e non la ricordi più. Ce l'hai lì davanti? Sì. No, e non la ricordi più. Ah. Il senso l'orme duro. Sì, sì. Mi dispiace, era importante, ma così io vi assolvo da un pensiero che poteva essere anche interessante. La conclusione qual è? Allora, io vi ringrazio con tutto il cuore, io sono sempre insieme con Roberto, con voi. Direi, mi manca soltanto una cosa. Io sono vanitoso, ma non sono ambizioso. Mi sono piaciuti tutti quanti i complimenti. E l'ultima cosa che posso fare, vero, è donare questi ultimi anni alla predicazione silenziosa. Bene, noi ringraziamo. Grazie. Io del resto ho sempre pensato a Don Raffaele come a Monsignor Raffaele, a Mons Raffaele, perché ha la forza, la determinazione dei monsoni, cioè di 20-20 congregati in uno. Il suo motto è sempre stato questo: esaltarsi mai, deprimersi mai, perseverare sempre nell'impegno. E il tempo lavora per noi, ma non troppo. Grazie a Vittorio Cassiani per la presentazione. Volevamo fare un omaggio di un piatto, fare un omaggio di un'opera di Raimondo Rossi, che ha detto che sarebbe venuto da Urbania, è un grande ceramista, un grande collaboratore del Nuovo Amico. Dal 1984, da quando Urbino è entrato a Compesaro insieme, e siamo insieme a collaborare. E il piatto non è arrivato, ma arriverà. Ci siamo dati la mano. Ed è il nostro abbraccio, perché abbiamo lavorato insieme e continueremo ancora a leggerci e soprattutto a sperare e a fare gli auguri a chi è più giovane. Evviva! Ecco. Allora, con il giallo del piatto non arrivato, possiamo... Devo dire una cosa soltanto. I nostri settimanali potranno vivere Se insieme alla FISH. La FISH è fondamentale. Senza la FISH i settimanali si restringono sempre di più. La FISH è essenziale. Se io sono riuscito a convincere tre vescovi a stare insieme, lo devo totalmente a Don Gilberto, che doveva essere qui al posto mio, che faceva la storia di questo giornale, ma faceva anche la storia della FISH. E allora grazie davvero anche per questa chiusura musicale. Chiudiamo con questo ascolto il concerto degli studenti del Conservatorio Rossini.